presentato in Camera di Commercio a Milano il nuovo database sulle società italiane a cura dell'Osservatorio per la Semplificazione Amministrativa, un organismo che da 10 anni indaga su temi d'attualità del diritto societario e tutela gli interessi delle imprese formulando pareri e proposte. Noi oggi festeggiamo la nascita di un database, ma festeggiamo anche la concreta affermazione di un osservatorio sul diritto societario che, udite udite, ha diritto di proposta per eventuali modifiche. Oltre 160.000 le società milanesi, sono una su 12 in Italia, e la crisi impone trasformazioni per essere meno vulnerabili. Diminuiscono le società per azioni, aumentano le società semplici e sono stabili le SRL, che rispetto al 2007 crescono del 7,1% a Milano e di oltre il 35% in tutto il paese. Ha rilevato notevole crescita della forma della società a responsabilità limitata, che è molto più duttile e flessibile, e a volte abbiamo rilevato non adeguati cambiamenti. Anche questa è una rilevazione importante. Credo che l'importanza del database sia appunto far capire sul terreno cos'è una riforma del diritto societario. Ed ecco come funzionerà il nuovo database. Il database è uno strumento di riclassificazione di tutti i dati disponibili attraverso infocamere relativi alle società italiane di capitali e di persone, ed è uno strumento particolarmente utile per imprenditori, professionisti e studiosi per rappresentarsi lo stato dell'arte del sistema delle società italiane e le possibili evoluzioni. Le attività dell'osservatorio sono online sul sito www.mi.cancom.it.